Diamo il buongiorno a Davide Spada, buongiorno. Un mago stamattina. Buongiorno, ciao Giacomo, ciao, grazie. Ciao Marco. Come state? Bene, bene, te? Benissimo, grazie. Allora, grazie per avermi invitato qui e siete pronti a essere grazie spediti? Grazie a te che ci porti sempre. Noi stiamo aspettando, è da stamattina che cerco di capire, scoprire, non mi stai dicendo nulla, niente, quindi Davide. Niente, niente, i maghi mantengono i segreti. Ecco. Non dicono mai quello che sta per accadere. Diciamo allora, che questa mattina parleremo di un argomento, siete pronti? Cioè, parleremo di sensazioni. Che cosa sono le sensazioni? Le sensazioni sono un po' degli stimoli interni che abbiamo, che ci possono dire, che ne so, qualcosa riguardo a una persona con la quale stiamo parlando, riguardo a una determinata situazione. E certe volte, se uno crede veramente nelle proprie sensazioni, può addirittura prevedere il futuro. Voi credete nelle vostre sensazioni? Sì. Sì? Siete... Sì, non so se arriviamo a prevedere il futuro, ma diciamo alle sensazioni sì, ci crediamo. Io da mago devo credere nelle mie, certo, sensazioni, mi sono molto allenato. Ammetto che in passato ho anche un po' fallito, però poi col tempo ho raffinato l'intuito. Ora, so che sembra una follia quello che sto dicendo, però fidatevi di me come sempre. Giacomo, guarda che cosa ho qui. Questo è facile, è un mazzo di carte. Questo è un mazzo di carte. Pensa che ieri sera ero a casa, mi sono messo sul letto, ho detto cosa farò domani con Giacomo e Grazia. Ho un po', diciamo, meditato e ho visualizzato quello che sarebbe potuto accadere. Ora, prendi questo mazzo di carte che ha la caratteristica di essere chiuso in una pinza di ferro. Quindi è proprio impossibile da manipolare. Okay. Prendilo, mettilo in tasca. Sì, sì, tienilo tu. E adesso, ragazzi, usiamo l'immaginazione. Come siete messi con l'immaginazione? Sapete cosa significa la parola immaginare? Significa lascio in me il mago agire, quindi mi riguarda da vicino. Ora, Grazia, immagina che qui ci sia un mazzo di carte invisibile. Lo vedo benissimo. Bravissimo. Sì. Ora immaginate l'azione di mischiarle in questo modo. Faccio anche fisarmonica, siamo nel mondo dell'immaginazione. Ora, normalmente quando uno acquista un mazzo di carte, le carte sono di dorso rosso e blu. Ora ho l'arduo compito di dividere carte dal dorso rosso da carte col dorso blu. Controllate che non faccia errori perché comunque... Ah, sei bravissimo. Mattina, grazie. Andando bene. No, perfetto. Giusto. Grazie. Giacomo, facciamo tu. Quale preferisci, rosso o blu? Blu. Blu. Ora, faccio un ventaglio. Perfetto. Ci vogliono anni di studio per fare una cosa del genere. E prendi... Ne pesco una. Prendine una. Prendine senza fartela vedere? Assolutamente okay. No. Prendila. Poggiala sulla mia mano. Ok. Il ventaglio, perdonatemi, lo buttiamo così. Ora, scusate pubblico se vi è arrivata qualche carta, eh. Giacomo, osserva questa carta. Di ad alta voce che carta stai vedendo. Io la sto spiando, eh. Sì, sì. È il 3 di quadri. Sei sicuro che è il 3 di quadri? Beh, credo di sì. Vuoi sì. cambiarlo? Sei nel tuo libero arbitrio. No, lo tengo, dai. 3 di quadri. Ci sono affezionato. Okay. Non dimenticate neanche a casa che Giacomo ha scelto il 3 di quadri. Perché adesso andremo completamente da un'altra direzione. Sapete dove? Dove? Sotto il tavolo. Ma come? Perché sotto il tavolo, guardate che cosa ho portato, qualcosa di molto particolare. Una collezione di calzini. Ma come bellissimi, calzini? Bellissimi. Io amo i calzini. Ma sono quelli, puliti, sì. Un po', tutti puliti. Allora, guardate che bello questo. Questo mi piace per la geometria. Qui abbiamo uno con dei pezzi di pizza. Questo con la pizza. Bellissimo. Questo ci piace molto. Poi abbiamo questo, introvabile, ve lo assicuro. Calzino con tostapane. Ci ho messo molto per cercarlo. Qui c'è una delle mie più grandi passioni. Il sushi. Lo ammetto, a me piace il sushi. Anche nostra, vero Giacomino? Mi piace, io mangerei sushi tutti i giorni. Poi qui uno con delle bellissime paperelle. Bello. Un classico, diciamo. Qui abbiamo delle emoticon carine, alcune tristi, alcune felici, alcune sconcertate. Poi questo è straordinario, guardate che bello. Un calzino coccodrillo. Meraviglioso. Ok, poi qui abbiamo... Questo qui ricorda un po' le onde del mare. Non infatti, lo so, sì, sembra particolarmente. Ora ragazzi avete un grande compito. Giacomo, questi sono per te. Grazia, questi sono per te. Grazie. Io metto le braccia in questo modo e dovrete mettere i calzini sulle mie braccia in questo... Così, va bene? Vado. Appoggiate, uno l'ho messo io. Vai raga, come se fosse un bucato, uno bello Guarda. Distante uno dall'altro, che si devono vedere. Poi dovremmo capire che cosa c'entra tutto questo con le carte. Infatti, ma insomma. Sì. E voilà. E perfetto. Ok, ora, dimmi un braccio, questo o questo? Indicane uno. Questo. Questo qui, benissimo. Buttiamo tutto via. Giacomo, hai presente no, che i numeri possono essere o pari o dispari? Giusto? Cosa preferisci? I numeri pari o i numeri dispari? Dispari. Ora, ma i numeri dispari li vuoi tenere o li vuoi buttare? Buttiamoli. Vuoi buttare i numeri dispari? Sei sicuro al 100%? Dai, sì, okay. Sono sicuro. Allora, uno è pari o dispari? Ti interrogo questa mattina. Uno è disparo. Vuoi è buttarlo, disparo. Quindi sì, via. Poi, due è pari? Lo teniamo. Ok. Tre è dispari?
salutiamo il mio preferito con il sushi, mi dispiace. E 4 è pari. Ora, Grazia, sono rimasti 2 calzini. Prendine uno. Ma quello con la pizza. Olè. Va bene? Sei sicura? Sì, sì, va benissimo. È incredibile, no? Sembro pazzo. Sembro pazzo. Però vi ricordate che l'ho sempre detto, sappilo. Ieri sera mi sono messo sul letto e ho un po' visualizzato quello che sarebbe potuto accadere. Ora, tu prima così, giocando con l'immaginazione, hai detto una carta. Ripeti che carta era, non l'hai dimenticata? No, 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 è il 3 di quadri. 3 di quadri. Io in tasca ti ho dato un mazzo di carte, vero? Puoi prenderlo, per favore? Ok? Ora, vedete che questo mazzo di carte è chiuso e sigillato. Lo andiamo a aprire per la prima volta. E se vedete bene, ieri sera, in questo mazzo di carte, fra tutte quante le carte di dorso, l'unica carta che ho girato al contrario vabbè. È esattamente una 3 di quadri. Aspettate, perché tu hai scelto prima, nel mazzo invisibile, diciamo, le carte blu, vero? Sì. E infatti questa è l'unica carta blu in un mazzo di carte rosse. Ma come hai fatto? Dovete credere nelle vostre sensazioni, ve l'ho detto. Ora, aspettate, non è finito. Perché poi ci siamo divertiti tantissimo con dei calzini. Io che faccio con questo calzino? Vi posso dire una cosa? Vi mostro il mio piede, perché tu hai scelto quale calzino? Mostralo a tutti quanti, anche a casa. Il calzino con la pizza, no? Ed è esattamente il calzino che non ho. Non ci credo, vi giuro che io non l'ho visto. Però vi ho fatto vedere il piede destro. Però, Grazia, vi faccio vedere che dall'altra parte questa mattina ho messo la esattamente pizza. Un calzino con la non pizza. È possibile, Giacomo. Io non lo so. Tu sai che non andrai via da qui se non svelerai il trucco. No, nessun trucco, sensazioni. Allora, sai che c'è? Mentre Grazia continua a pensare al trucco, noi andiamo in pubblicità, ci rivediamo dopo, ancora tanti appuntamenti magia, ma non solo, fra poco. Perché torna Davide Spada. Eccomi. Bentornato. Eccomi di nuovo qui. Io sto ancora pensando al calzino. Ci penserai per tutta la giornata. Siete pronti? Siamo sempre pronti. Sempre pronti? Allora, sapete, io colleziono oggetti molto strani. E questa mattina vi ho portato qualcosa che sono certo che voi non abbiate mai visto nella vostra vita. Sapete che cosa sono? Un cavatappi? Cos'è? Sì, sembra infatti così. No, sono delle manette. Voi dite manette, però i polsi non entrano. Per le Barbie? No, manette per pollici. Per pollici? Sì, sì, esistono veramente. Guarda, per farti vedere che è un oggetto reale, puoi posizionare i tuoi pollici. I miei pollici? Esatto. E no, devi solo dire a tutti quanti che... Ah, te le metto al contrario così si liberano più facilmente. Ok, e... Così, ecco, puoi dire a tutti che effettivamente sono vere, ok? Io non ho mai visto quest'arnese, però ecco, le manette per pollici mi mancavano. La brutta notizia è che ho dimenticato le chiavi a casa. Ma come faccio? Ci abbiamo una puntata da portare a casa. Ce l'ho. Non male che sei libero, mago e le fai libero. Comparire. Allora, questo era solo per dimostrare che effettivamente sono vere, no? Che sensazione strana, mamma ti chiedo mia. Di tenere. Di reggere, certo, okay? Certo. Perché... Giacomo, non far danni. Oh, guarda, andiamo qui da Grazia. Così. Cara Grazia, qui abbiamo un mazzo di carte, no? Puoi dire a tutti quanti che effettivamente le carte sono tutte diverse, no? Assolutamente, okay. Sì. Ora, io ti farò scorrere carte, tu quando vuoi dimmi stop, vai. Troppo tardi, Grazia, vedi? Vai, devi essere subito. Okay. Sei pronta? Vai. Sì. Dai, facciamo. Ti prendo in giro, dimmi stop, facciamo così. Stop. Va bene qui? Sì, sei convinta bene. Al 100%? Sono convintissima. Okay. Prendi questa carta, guardala, falla vedere a tutti quanti, non a me, falla vedere al pubblico a casa, falla vedere dappertutto, ok? Ci sei? Sì. Ora, ti chiedo, io non voglio neanche guardare, dovrei poggiare la carta in mezzo al mazzo, ok? Ora, dimmi di nuovo stop quando vuoi, dimmi stop quando vuoi. Stop. Ok, poggia la carta in mezzo al mazzo. La prendo. L'ho appoggiata prima. L'hai appoggiata prima? Sì. L'ha appoggiata prima? Sì. Allora, io mi stavo tenendo questo, mi sono distratto, ma mi sa che l'ha appoggiata prima. Vabbè, niente, può capitare. Scusate. No, può capitare. Però aspetta, grazie. Aspetta. Perché? Perché poi uno dice, vai in televisione e fai una figuraccia. Questo bello... dimostra che è tutto vero. È tutto vero, esatto. Però guarda, facciamo così. No, nessuno sbaglia mai. Troviamo una soluzione. Dai. Metti la mano in questo modo. Vai. Tieni l'astuccio delle carte così, non muoverti, grazie, ok?
Ora ti chiedo, prendo le manette, vai. Di ammanettarti i polsi. Stringi i polsi, vai, benissimo. E così l'altro. Devo fare? Okay, benissimo. È giusto. Ora, sono bloccato. Tu hai visto prima che è impossibile liberarsi dalle manette. E, Giacomo, puoi prendere questo bel fazzoletto pagliettato? Estrago. Voilà. Okay. E dato che la magia avviene al buio, ti chiedo di coprirmi le mani. E le manette, aprilo bene, apriamolo bene, ok, se no, ok. Bene. Così? Sì, copri le mani con le manette, però ora dovremo fare una cosa, ora ci concentreremo sul mazzo di carte. Ma come hai fatto? Che è la parte più importante. Però prima di fare questo gioco puoi togliere nuovamente il fazzoletto, sì, e far vedere a tutti che è impossibile liberarsi dalle manette. Non si può. Ma in prigione, okay. Ora ricoprimi nuovamente, scusami, però aspetta, quando copri stai attento perché no, non si vede. E poi la cosa bella, sapete qual è? È che io ho le chiavi, quindi in caso di emergenza facciamo che te le do, ok? Ti consegno le non chiavi. Non ridete voi altri del pubblico, okay. Prendi le chiavi. No, le chiavi sono qua. Tienile tu. Ora, Grazia, non solo ritroverò la tua carta, ma mi libererò anche dalle manette. Ci credete? No. Avverrà. Voi ci credete? Datemi un po' di fiducia. Ma dai, io ti dai, credo, io dai, voglio vediamo. Crederci, dai. Vediamo. Avverrà in una frazione di secondo. Siete pronti? Siamo pronti. Questo silenzio aumenta la tensione. Siamo vero? Pronti. Attenzione, mi basta fare solo questa mossa. E il gioco è fatto. Grazia, apri l'astuccio. Che cosa c'è all'interno dell'astuccio? No, vabbè. Falle no, vedere. No, vabbè. E ce l'avevo in mano le carte. Fai vedere le manette a tutti. Vuoto. È vuoto, non c'è niente. Ora. È vuoto. Giacomo, per favore, togli il fazzoletto. E voilà! Perché al posto del fazzoletto c'è una carta. E che carta è? E aspetta, che carta avevi visto? Mi ricordo un 8. Un 8 nero di picche? Sì. E allora è la tua. No, brava, vabbè. Brava, 8 nero di picche. Ragazzi, bravissimo. Grazie. Tu sai che mi lasciare tutta la giornata così che io penso, almeno, ripenso. Vi do da riflettere, vi do da riflettere. Spada. Grazie, allora, ragazzi. Allora, il fatto detto è tuo e anche gli applausi nostri per il quando vieni. Grazie. Abbiamo parlato del supporto di Tim Burton, ma anche Davide Spada, bisogna dire. Di un gigante. Ti restituisco le chiavi, le manette per i pollici, magari poi ce le dai, possono esserci utili. Buona giornata. Grazie. Alla prossima. Grazie a voi. Magia. Ciao.